sceneggiatura. Nel 1960 viene pubblicato il suo capolavoro, To Kill a Mockingbird, conosciuto in Italia come Il buio oltre la siepe. Il romanzo ottiene un successo immediato e vale alla scrittrice il premio Pulitzer. Nel 1962 ne viene tratto il film omonimo, diretto da Robert Mulligan e interpretato da Gregory Peck, che si aggiudica ben 3 Oscar. I temi del pregiudizio e della paura nei confronti dell'estraneo, del diverso da noi, magistralmente affrontati da Harper Lee nel suo racconto, le valgono nel 2007 la più alta onorificenza civile statunitense, la Medaglia Presidenziale della Libertà, conferitali da George Bush Jr., con la seguente motivazione: è stato un dono per il mondo intero.